professor Gino Primavera, in questo caso lo intervistiamo come scrittore, ma lui è un gourmet, un ristoratore, un insegnante e anche un contadino, come ci ricorda giustamente. Mangia la foglia è il suo ultimo libro, che è un libro che riguarda la salute. Sì, riguarda il cibo e la salute. Allora, il filo conduttore di questo libro è un po' il nostro territorio, i nostri prodotti, che però debbono avere un valore aggiunto. Il valore aggiunto è che, oltre che essere buoni come lo sono, devono anche fare bene. C'è sempre una maggiore richiesta ormai nella gastronomia, ma anche nell'educazione personale ai cibi, del fatto che un cibo debba avere qualcosa in più, debba far bene a noi stessi, alla salute, anche con estremismi a volte non condivisibili, ma sicuramente questa tendenza in atto noi la dobbiamo registrare ed è una tendenza che può valorizzare maggiormente i prodotti del nostro territorio. Che cosa ci segnala in particolare in questo libro? Allora, la copertina è un po' indicativa. La copertina è un campo della maiella verde, che è un campo pieno di orapi. L'orapo è un po' una verdura che cresce sulla nostra maiella e che ha un significato, oltre che di cibo, oltre che di bontà, anche di cultura e di tradizione nella raccolta antica degli orapi. E quindi c'è anche in questo libro un po' di anima. Oltre ad esserci necessariamente il cibo e le sue connessioni con i nostri posti, le nostre genti, le nostre tradizioni.